Di Edoardo De Filippo leggo Gli esami non finiscono mai, tratto dalla raccolta Cantata dei giorni dispari, edito da Einaudi nel 1973, estratto dal monologo di Bonaria. Allora? Scusate, signora, ma allora, con tanto di punto interrogativo, lo dovrei dire io. E non per la stessa ragione che l'ha fatto dire a voi. E se lo volete sentire, ve lo faccio sentire, ma con tutto il resto, perché se no, l'allora mio non avrebbe significato, come non ha significato il vostro. Io vi dico tutto il resto, così ve ne andate e mi lasciate tranquilla. È questione che voi non avete capito quello che vi ho detto pochi momenti fa. Questo che significa? Significa che o non avete voluto capire, o che siete scema. Se non avete voluto capire, io ve lo ripeto un'altra volta. Se siete scema, non mi fate perdere tempo. Vi ho detto e vi ripeto che fra me e vostro marito non esiste più niente. È finito tutto. Ma non perché ci siamo scocciati l'uno dall'altra. Ci siamo messi paura della moglie, dei figli. Abbiamo avuto paura della gente. La gente fa paura. Ci hanno messo sotto inchiesta a me e a quel povero Guglielmo. Vi hanno visti là, vi abbiamo visti qua. Ieri sera stavate al cinema, siete andati al parco in automobile, vi abbiamo visti entrare nel portoncino in via tale e il numero tale. E questo continuamente. E ci hanno visto pure quando non andavamo né al parco né al cinema, né entravamo nel portoncino numero tale, in via tale dei tali. Il negozio dove lavoro non è stato mai frequentato da tanta gente come da quando è cominciata l'era nuova, Bonaria, Guglielmo Speranza. Un andirivieni continuo, donne, uomini compresi. Specialmente gli uomini. Che schifo. E sono stata io che ho detto basta. Parto. Me ne vado. Mi sono fatta trasferire alla succursale di Milano. Voi direte: così diventa più accanita la febbre d'amore di mio marito e più facile farti intestare la proprietà di un quartierino, tre camere, cucina e bagno ammobiliato. E che così diventeranno più rare le visite clandestine del fesso che paga e più frequenti quelle dei clienti occasionali. Non avete capito niente. Questa è un'illusione che si fanno tutte le donne sposate quando perdono il marito. Certo, non potevo pretendere che mi dicevate: ho perduto mio marito perché con te ha trovato il paradiso e con me aveva trovato l'inferno. E io perciò me ne vado, perché se quel poco di paradiso che Guglielmo aveva trovato con me e io con lui gli deve essere avvelenato dall'inferno aperto che trova in casa sua e fuori di casa sua, è meglio che lui resta nell'inferno di casa sua e io in quello del negozio di Milano. Voi replicherete: ma che vuoi dire? Parla chiaro. Insomma, mi vuoi far credere che hai perduto la testa per mio marito al punto tale che preferisci andartene per non vederlo soffrire? No, per dargli pace, perché se resto qua, se non tronchiamo definitivamente il nostro, come vi posso dire, chiamatela pure tresca, se volete, ma non è così. No, signora cara. Se la pensate così, allora vi devo dire quello che per delicatezza non vi volevo dire. Il nostro, l'amore nostro, signor, perché di solo amore si tratta. Me ne voglio andare per dare a Guglielmo la possibilità di mettere ordine nella sua vita, sia in famiglia che fuori di casa sua. Guglielmo ha già avuto successi e soddisfazioni durante la sua carriera e ne dovrà avere ancora. Voi, come moglie, gli potete essere di grande aiuto. Io, come amante, sarei la sua rovina. Voi mi chiamerete ironicamente la signora delle camelie. Ma vi sbagliate. Signor, voi siete istruita, io no. Io sono figlia di portinaia. Mamma fa la guardaporte. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Tutti questi nomi, Alfredo e Violetta, la signora delle camelie, non mi dicono proprio niente. Ho fatto la manicure e così ho conosciuto Guglielmo. Poi trovai lavoro nella profumeria Giantò a Chiaia. Se non volete credere che Guglielmo resterà per sempre
l'unico uomo della mia vita. Questi sono affari vostri. Quello che mi riguarda è che l'unica prova d'amore che ci possiamo scambiare io e Guglielmo è quella di dividerci definitivamente. E così faremo. Signora, signora Teresenella, è la padrona dell'osteria. Volete vedere la corrispondenza mia e di Guglielmo? Teresenella, me la volete portare? Non vi spaventate, lettere non ce ne sono, solo cartoline, tante cartoline. Teresenella dice che fa piacere a guardarci. Loro qua vengono da quando si sono conosciuti. Lui è ammogliato, me l'ha detto, è certamente come deve fare. Quando può scappare, scappa. Io le preparo i pranzettini saporiti. E loro si mettono qua, a questo stesso tavolino. E ci, e ci, e mano, luocchi dinta luocchi. Quando può, per 6, 7 giorni, eppure per 10, 7 volte, non si può non incontrare. Si salutano che cartoline indirizzate qua. E io ce conservo. Io non so scrivere tanto bene. E allora non mi potevo permettere di mandare a lui, che è così istruito, una lettera mia tutta sbagliata. Cartoline, sì, con una sola parola. Cuore mio, tutto attaccato. E lui, per non mortificarmi, mi rispondeva la stessa cosa. E perciò me ne vado. E voi? Che? Voi adesso vi preoccupate e dite: e chi se lo sopporta in caso un uomo amareggiato e deluso, il quale limita i suoi rapporti coniugali ai soli doveri di: questi sono i soldi per la spesa, questo per la sarta. Come stanno i bambini? E dove li vuoi portare quest'anno in villeggiatura? E beh, signore, un poco di pazienza e con il passare del tempo ci vuole. No, no, signora, io non modificherò il mio piano, anche se voi foste disposta a chiudere un occhio se io rimandassi la partenza finché le cose fra voi e vostro marito si rimettessero un po' in ordine e si ristabilisse la vita in comune. Signore, mia madre era una bella donna. Quando si metteva seduta fuori al portone, i meglio signori del quartiere se la mangiavano con gli occhi passando per il vicolo nostro. Io tenevo 11 anni. Ero una bambina magra, sì, ma già formata come una signorinella. Quando vedevo che mamma aggiustava la camera da letto, chiudeva la finestra e copriva il lume che stava sul comò con un fazzoletto di seta giapponese, me ne andavo dietro al paravento dove dormivo io. Mi spogliavo e aspettavo. A un certo punto sentivo aprire la porta e capivo che era arrivato un signore che abitava al terzo piano. Questo succedeva ogni 15 giorni, quando la moglie di questo signore andava a trovare la famiglia a Benevento. Questo signore e mamma si mettevano a letto. Io, da dietro al paravento, sentivo i rumori di quando si spogliavano. Dopo una decina di minuti, la voce di mia madre: «Bonà, belle mamma, sali sopra il comò e ti metti in piedi vicino al lume. Non ti fa male, belle mamma». Il comò stava di fronte al letto e cominciava lo spettacolo. «Girati di spalle». E io mi giravo, niente di profilo. E io mi mettevo, siedete sopra comò, e io mi sedevo. Signore, questa è la differenza che esiste tra me e voi. Ecco perché siete voi che sapete sempre quello che volete, mentre i sacce sulla mente quello che non voglio. La vita in comune tra voi e vostro marito, mettetevelo bene in testa, non si aggiusta più. No, non ho distrutto casa vostra. Signora, la casa vostra era distrutta da un pezzo, se no Guglielmo non mi cercava. Cuore mio, sì, cuore mio. Il racconto è terminato, spero vi sia piaciuto.